Per tutti i giudici, per tutti i poliziotti, per tutti i carabinieri, gli agenti di custodia, continuano in prima fila la battaglia della democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà. Presentato all'Istituto Gobetti Volta di Bagnan Ripoli, Vittorio Bachelet, il giurista assassinato negli anni Ottanta, dal titolo Gli anni 70 tra speranze e disillusioni, l'uccisione appunto del giurista e il perdono da parte del figlio. Noi abbiamo costruito questo libro che racconta proprio gli anni 70 e come si arriva all'episodio della morte di Blanchet. Nel libro ci sono anche una serie di articoli di personaggi famosi, da vostri colleghi, Giovanni Bianconi, la Benedetta Tobagi che parla delle vittime del terrorismo, delle famiglie, poi ci sono dei sociologi e poi anche dei pezzi sulla musica, sul cinema, sullo sport di quegli anni. Uno spaccato di quegli anni 70 che forse i giovani d'oggi conoscono poco, ma che è stato introdotto come materia di studio nell'ultimo anno. Si dimostra che la scuola superiore Volta Gobetti è una scuola che parla di attualità, parla di storia, parla di vissuto, in questo caso appunto di un grande personaggio delle nostre istituzioni, e quindi un momento molto importante di condivisione con i nostri ragazzi per non dimenticare il valore delle nostre istituzioni repubblicane. Sono eventi storici talmente recenti che a volte rischiamo di non affrontare, sui quali è utile riflettere perché, pur essendo appunto una realtà che i nostri studenti per motivi anagrafici non conoscono, devono invece essere informati sugli aspetti della legalità che sono sempre al centro del nostro percorso formativo. Ma cosa ne pensano i giovani d'oggi e come si sono rapportati a questa presentazione? E la giustizia, sicuramente abbiamo fatto passi avanti, però ancora ci sono molte cose da fare, anche negli ambiti dell'uguaglianza, soprattutto per delle discriminazioni sia nei confronti delle altre etnie e delle donne E anche. bisognerebbe capire cosa è realmente la giustizia e vivere in un'Italia dove si può stare tranquilli e avere la pace. E in merito alla querela nata dal nuovo libro di Matteo Renzi, Passibili di querela, il vicepresidente del CSM, Davide Ermini, ha risposto così. Guardi, ho quello che dovevo dire, l'ho detto nel comunicato, io poi non, io veramente non ho altri problemi, non ho altre. Quello che dovevo dire l'ho detto, punto.